salve a tutti ragazzi e bentornati. Oggi non parleremo di horror, ma parleremo di fantastico. Beh, sì, certo ragazzi, perché Ori Orrore, come ben sapete, non parla solo di horror puro, ma parla anche di fantascienza, fantasy. E oggi voglio parlarvi per l'appunto di un titolo che mi ha letteralmente conquistato, sempre targato A24. E sto parlando di The Green Knight, il Cavaliere Verde, di David Lowry, del 2021. Come diciamo spesso, il bello del fantastico è che racchiude tantissime situazioni, questi sodalizi, quindi anche il fantasy fa parte di questo, perché all'interno possiamo anche trovare scene forti, scene comunque crude, che per certi versi possono richiamare quelle venature orrorifiche che fanno parte di questo immenso mondo. E il film di oggi sicuramente è uno dei prodotti più interessanti di questo genere, perché prende spunto sicuramente da una delle cose più belle in assoluto, che è il ciclo arturiano, e quindi parliamo di Artù e insomma tutto ciò che circonda quel periodo storico, che è molto molto affascinante. Il bello di Green Knight è vedere come mette in mostra questo personaggio fantastico che è Sir Gawain, ovvero un nipote di Re Artù, che essendo un personaggio piuttosto atipico alla corte stessa dello zio, venga esaltato per le sue non qualità. E questo perché? Perché è un personaggio che vuole mettersi in mostra, perché viene sempre un po' più schernito rispetto agli altri, e quindi vuole creare e fare un percorso di rinascita, però a discapito di molte sue debolezze, ma allo stesso tempo anche il suo pessimo carattere. All greatest of kings. Giunge la notte di Natale. Re Artù crea la sua tavola rotonda per i festeggiamenti. Sir Gawain, ovvero il nipote di Re Artù, che Re Artù stesso vede come suo erede, viene invitato. Ma lui non è uno di quei personaggi dove brillano di luce propria, anzi sono un po' arroganti, sono un po' discostanti a tutto ciò che è la realtà dei fatti di Camelot e del regno. La madre cerca di portare il nipote a cospetto di suo zio, cercando di fargli capire che era più giusta. Allo stesso tempo però la madre vuole anche stimolarlo, e che cosa fa? Evoca il Cavaliere Verde durante i festeggiamenti, che si presenterà dinanzi a tutti quanti sfidando chiunque voglia colpirlo. E ovviamente per farsi bello, Sir Gawain, visto l'interesse di suo zio, si fa avanti e con l'Excalibur lo decapita. Ma la testa del Cavaliere Verde indicherà una cosa molto importante: un anno. Sì, perché un anno da lì, chi lo ha sfidato, chi lo ha decapitato, dovrà affrontarlo a casa sua, ovvero nella Cappella Verde, nella Cattedrale Verde. Accetterà la sfida? Sì. One. Yeah. Allora, non voglio entrare in merito di questo racconto, perché chi conosce il Cavaliere Verde sa che appunto arriva dalle cronache arturiane, ed è il bello di questo racconto è come uno dei personaggi, tra virgolette, della tavola rotonda diventa protagonista nel suo essere, nel suo modo di essere e di un suo percorso di crescita. E questo Cavaliere Verde è uno dei personaggi più interessanti. Perché? Perché è come uno specchio, tra virgolette, è l'uomo che sfida se stesso attraverso un percorso di redenzione, di ricrescita, di costruzione emotiva, e quindi la sfida nasce proprio a far comprendere che ognuno di noi può affrontare se stesso sempre e comunque, anche attraverso percorsi lunghi, ma percorsi che sono tortuosi e mai semplici se vogliamo crescere. Questo, tra virgolette, è uno dei richiami fondamentali di questo racconto. No, mettendo da parte in questo momento la parte letteraria, quindi tra parte di scrittura originale e anche la riscrittura di Tolkien dello stesso racconto, andiamo su quello che è il film. Anche perché David Lowry qui ha scritto, diretto, montato, insomma ha fatto un po' tutto lui. È un film a tutto tondo suo, e devo dire che è uno dei prodotti più affascinanti che io potessi vedere negli ultimi tempi. Uno dei film più emotivi, più forti, che ti arrivano per quello che è innanzitutto l'immagine, la fotografia e la sospensione.
Ecco, è un film che ha molta sospensione. Parlando del personaggio principale, quindi di Seth Gowen, interpretato da Dirk Pedel, devo ammettere che è stato ottimo. Cioè, lui si presta in maniera perfetta in quel ruolo. Crea molta empatia e lo vediamo come ha un carattere, non dico burbero perché non lo è, ma quasi spocchioso, quel carattere dove vuole essere quello che non è, pur sapendolo, mettersi in mostra perché vuole essere migliore nonostante sia lui il prescelto. E il bello è come il personaggio viene ben caratterizzato sia esteticamente, perché poi ovviamente tutti i dettagli sono perfettamente ricostruiti in base a quello che è il romanzo originale, ma allo stesso tempo riesce nell'intento di conquistarci e creare quell'interazione con il pubblico che riesce a farti immaginare quel suo stato emotivo mentre effettua questo viaggio, del suo comportamento con cui lui dovrà fare i conti per affrontare questo lungo percorso. Why do you stop me? Me too. Un percorso fatto di ansia, di paura, ma la paura più che altro di affrontare se stessi attraverso quello che è il Cavaliere Verde. Perché il Cavaliere Verde è semplicemente un'entità, un cavaliere che vuole mettere in evidenza il senso di essere qualcosa, cioè mostrare a se stessi che si ha un valore, e quel valore lo si fa attraverso quello che è la sfida. Personaggio fantastico, il Cavaliere Verde è uno dei personaggi più importanti per quanto mi riguarda, per quanto se ne parli sempre molto molto poco, inerente a quello che sono appunto i cicli arturiani, però chi ama quel mondo sa di cosa sto parlando e sa anche cosa vuol dire questa rappresentazione visiva. È uno dei personaggi più probabilmente carismatici che viene messo in mostra quando, durante una festività come appunto il Natale. Ed è molto interessante questo, anche questa contrapposizione, che in realtà è quasi veramente un regalo. È il famoso regalo di Natale, la strenna natalizia, che si presenta sotto forma di qualcosa di cruento, di cattivo, ma che in realtà vuole solo insegnare e far capire che si può andare avanti, si può migliorare se stessi attraverso quello che è la coerenza con se stessi. And what do you hope to gain? Il bello di questo prodotto è il respirare questa magia di Camelot, di Excalibur, perché di Artù parliamo, quindi Merlino e compagnia bella, ecco. Però si respira anche molta angoscia, perché per quanto sia, è uno dei prodotti più cupi inerente a questo mondo. È un percorso oscuro, un percorso interiore, è un percorso orrorifico, dove veramente vengono messe in mostra situazioni molto interessanti, ma anche contrapposizioni interiori, e non è un film, per quanto sembra una fiaba, perché fondamentalmente lo è, viene resa in maniera molto più oscura, molto più gotica, e questo rende tutto molto più interessante. Parlando del lato tecnico, ragazzi, il film è eccellente sotto ogni punto di vista. Una fotografia meravigliosa, una ricostruzione scenica veramente degna di nota, al di là della parte delle armature, dei vari vestiti di scena, che sono spettacolari, ma proprio questa ricostruzione ambientale così tanto bella ed evocativa, che era da tanto tempo che non si respirava veramente, e sono rimasto estasiato. Tutto il suo percorso è come assistere a una mostra di quadri ed è meravigliosa, cioè sentire quelle emozioni soltanto nel vedere il suo cammino, che sia a cavallo, che sia a piedi, questi incontri, queste locazioni, questi castelli, ragazzi, dovete vederlo per comprendere ciò che sto dicendo, è qualcosa di eccezionale. Facing all of this. Possiamo definirlo tranquillamente una fiaba oscura, che vi trascinerà e che vi farà scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di affascinante, che so sicuro, e voi lo so sicuro, che vi conquisterà il cuore e al suo tempo vi creerà anche quel giusto mood d'ansia, poiché comunque la storia comunque di per sé ha anche delle basi piuttosto forti, ed è proprio quello che lo rende unico: gotico, oscuro e al suo tempo fiabesco. Che ce ne mette questo? We'll be right back.
Detto ciò, ragazzi, io vi rimando a una nuova recensione. Spero che questo modo di raccontare anche un genere diverso, che poi, ripeto, fa parte dello stesso calderone, possa comunque interessarvi. Detto ciò, ciao ragazzi, arrivederci.